quando parlo con i rapper della nuova generazione, no? Spesso i nomi che vengono fuori sono i vostri, no? C'è chi menziona Emis, c'è chi menziona Jake, lo stesso Ernia parla molto bene di te, oppure lo stesso Lazza, no? E voi comunque avete, proprio lo leggo, accompagnato un periodo della vita di tutti noi. Che rapporto avete con quello che avete scritto? Chi l'ha scritto questo? Io, l'ho scritto io. Ah, ok. Non è che sembrava. L'ho scritto io, dato che non me lo ricordo. Perché se no me lo ricordavo. Che rapporto avete con quello che avete scritto e cantato? Io orrendo, anche nell'immediato. Poi lui dirà una cosa diversa, ma secondo me anche lui. Però io soffro un po' di quella sindrome lì per cui fai, produci, poi quando riascolti ti fa sempre tutto schifo. E come fai? Chi è il metodo? Questo anch'io. Non lo so, a un certo punto ho sviluppato una sensibilità per cui capisco tra lo schifo che mi fa se può andare nei pezzi okay. O nei pezzi che vanno ricostruiti. Quindi tu sei pieno di orfani musicali? Bah, non così tanti, perché diciamo che io non tutta la vita ho scritto proprio tantissimo. Okay. Ho scritto quello che serviva. Io sono un pigrone, anche nella musivede, cioè sono proprio uno mega produttivo. Però quando devo produrre produco tanto, soprattutto ultimamente sto scrivendo tanto. Però ho sempre un brutto rapporto con queste robe qui. Ma poi la cosa che la gente non sa se non fa musica è che quando tu fai un disco, lo fai, lo produci, lo riscrivi, lo riregistri, lo ascolti 100 volte, sì. Fai il video, quando finisce non ne puoi più. Cioè, io non mai, credo di aver mai riascoltato un mio disco, al limite giusto per imparare bene i pezzi per andare a suonare live. Ma non è una cosa consueta fare il disco e riascoltarselo. Cioè, non è che in macchina mi metto il mio disco. Sì. Anche quando vado nei ristoranti, che per compiacermi fanno sempre quella roba che mettono il pezzo che sembra che deve entrare in Miss Italia, capito? Quella roba lì mi infastidisce, è brutto sentirmi. Che rapporto hai? Allora, sono d'accordo, no, in realtà non devo dire una cosa diversa, lo sa, è effettivamente così. Però mi è capitato, per esempio, di riascoltare delle vecchie tracce che mi ero dimenticato, ma che proprio di cui mi ero scordato anche le rime, e pensare, minchia, però non era così, cioè, era bello sto pezzo, cioè, comunque avevo reppato da paura. E quindi sì, è un po' conflittuale. Da una parte ti dico, nel momento in cui le scrivo, sono bello carico, no? Insomma, son contento, mi sembra una figata. Poi tante volte quando le riascolti sono comunque diverse da come le avevi in testa, anche dopo anni. Ovviamente questa cosa poi si appiattisce, nel senso che riesci sempre a riprodurre in maniera un po' più fedele, no? Rispetto magari ad anni prima, quello che hai nella testa su carta e di conseguenza al microfono. All'inizio invece ti capitano delle cose, cioè, proprio che sembra un altro pezzo totalmente rispetto a quello che avevi pianificato, diciamo, nella tua mente. Però un po' questa cosa qua rimane, spesso vengo anche preso per il culo, no, da chi mi sta attorno, perché dicono riregistri la strofa 10 volte, all'ultima dici questa va bene ed è uguale a tutte quelle che hai fatto prima, però la verità non è che non hanno ragione loro, la verità è che ho comunque ragione io, cioè che loro non hanno secondo me la sensibilità artistica a volte, o quantomeno non hanno quello che ho io in testa per capire che doveva essere esattamente così, magari non colgono alcune sfumature, però io... Cioè, per farti capire, a me mi è capitato di sentire delle strofe di altri rapper e senza saperlo dirgli, scommetto che questa strofa l'hai registrata una seconda volta. Cioè, tipo, la prima volta non era così, vero? E ti giuro che nel 90% dei casi ci prendi. Lo sento nell'interpretazione. Beh, un talento questo qua. No, te lo giuro. E quindi ti dico, alla fine questa cosa, cioè, può soltanto confermare la mia idea. Dico, se me ne accorgo pure sugli altri, figuriamoci se non ho ragione sulle mie cose. Sì. Vuol dire che la prima volta era meglio, quasi sempre. A volte poi puoi anche... A me un paio nel disco me l'ha fatto rifare. Ok. Confermo. Era un po' anche cazzo sugli altri.